Oe, buongiorno e ben ritrovati a questa prima edizione del Radio Corchia Giornale. Apriamo subito con una notizia di politica e colleghiamoci con Montecitorio, dove c'è per noi Carmen, mia sorella. Carmine, c'è sì? È poco, dice Carmine, se ne aiuta. Allora, sappiamo che è in corso una riunione del polo di governo. Dico, ci vuoi dire quali sono i punti all'ordine del giorno? La riunione è cominciata da 3 o 4 mezz'orette circa. I punti all'ordine del giorno sono 3. 1. Occupazione giovanile. 2. Come intipare un buco e l'impisi. 3. Come intipare a buco e i progressisti. Per quanto riguarda il primo punto, cioè l'occupazione giovanile, ci ha riferito il ministro Mastella, pare che il problema sia già stato risolto, in quanto da un sondaggio fatto per conto del governo, dalla Occhisa che si interessa di sondaggi, pare che i giovani e fatica non ne vogliono sentire parlare manca lo lontano. Infatti il risultato del sondaggio, come ci ha riferito la Ocis, è stato te fatica te e li vogliono. Poi sopra il secondo punto, come di fare un buco limpisi, pare che ci sono delle discordanze su come chi non di parlo. Infatti Berlasconi dice che un tipo io, Fini dice non è un tipo io, Bossi no, un buco un tipo io. Insomma, fatto sta che per il momento l'unico a essere indipati sono stati i pensionati. E sull'ultimo punto, come indiparavo con i progressisti? E non se ne è ancora parlato di questo, e forse non se ne manco parla, perché dopo l'ultima scuola elettorale sono mutati soli. Comunque il presidente Berlasconi ha detto che se avessi ne rapere torna a buca, ci ha buca subito con un dipaglia e zucchero. E tutto da Montecitorio, se ci avessi ne essere novità, non ti preoccupare niente che tu faccio io uno quello, a te la linea, frate! Ecco, purtroppo ci arriva in questo momento un fax, sì, alla nostra redazione, dico purtroppo perché purtroppo è una notizia di cronaca, ve la diamo subito, si tratta di una rapina in banca. Dunque, leggiamo direttamente sul Fachi, sì, rapina circa mezz'ora fa ai danni della Cassa di Risparmio e Comparisce, agenzia numero 3 di via Camopatuto. Tre malviventi mascherati, forse pensano che è carnevale, non lo so, sono penetrati negli uffici dell'agenzia numero 3 della Cassa di Risparmio e Comparisce e hanno cominciato a gridare come ciuoti: cacciata la piva, cacciata la piva, oppure per sparare un ricche. Il cassiere impaurito ha aperto la cassaforte e ha consegnato i soldi a uno dei rapinatori, che ha cominciato a senzaccare in già sacchetta. Come se tiene i sacchetti ha visto che un ginello ciò, si è rivolto verso un impiegato e ci ha detto: scusate, avete una busta? Si hanno messo i soldi dentro le buste e sono fuggiti. All'uscita della banca si sono però trovati davanti una pattuglia di carabinieri ed è subito cominciato uno scontro a fuoco. Il bilancio della sparatoria, ci ha riferito il comandante della pattuglia proprio sullo stesso Fachis, è di 2 rapinatori feriti e 1 morto. I 2 rapinatori feriti sono stati trasportati all'ospedale civile dell'Annunziata. Il rapinatore morto purtroppo non si è ancora fatto vivo.